Eccoci tornati in diretta con Aria Pulita, la finestra dedicata alle pensioni e tutte le novità, se ve ne sono, e anche quello che si sta pensando di fare a livello governativo su due fronti. Uno è quello più importante, perché ci trasciniamo ormai il problema degli esodati da tantissimo. Adesso c'è una proposta, vedremo se si concretizzerà, di cui ci parlerà Paolo Zani. Soprattutto cerchiamo di capire se si va finalmente in parte nella direzione giusta. Ricordo il numero per chiamarci in diretta per parlare con Zani, che è lo 02. Oh mamma, ma flash, si è dimenticata il numero. Ah, si è dimenticata il numero. 45 70 23 12, mamma mia, non è mai successo. 45 70 23 12. Allora, so che qui fanno che una rubrica di medicina è uno dei primi segni dell'Alzheimer. può darsi che l'invecchiamento. Uno dei primi segni è proprio di dimenticare i numeri di telefono. Io sono già in una fase avanzata perché sono anni che non mi ricordo i numeri, però mi ricordo le pensioni. Allora, almeno cerco di farlo. Allora, le novità, beh, ecco, qui ovviamente vanno prese proprio così come notizia che poi andrà approfondita. Cioè, il governo sta lavorando ad un'ipotesi di ulteriore riforma del sistema pensionistico, come se non ce ne fossero già stati abbastanza, che dovrebbe portare ad una sorta di flessibilità in uscita, vale a dire che i lavoratori che si trovano magari a 2, 3, 4 anni dall'agognata pensione, che si trovano senza lavoro perché magari l'azienda è andata male, eccetera, eccetera, dare una possibilità di anticipare il pensionamento secondo una forma, secondo me, non sbagliata, che l'INPS anticipa questa pensione di 3 o 4 anni in una misura massima, adesso l'hanno fissata in 700-800 euro, grosso modo poi è l'importo della mobilità o della disoccupazione, che poi il lavoratore, una volta che arrivi in pensione, si impegna a restituire con modalità da stabilire. Io dico, adesso ci stanno lavorando, perché cosa succede? Che oggi effettivamente esiste già una sorta di prepensionamento, ne abbiamo parlato anche qui alcuni mesi fa, che prevede per determinate categorie di lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento 4 anni prima, però qual è il problema? Che solo alcuni e non tutti. Pronto, buongiorno. Ciao Simona. Ciao a te. Sono Rosa da Buccinasco. Ciao Rosa. Volevo fare una domanda al dottor Zani. Sono qua. Buongiorno. Buongiorno. Senta, mia sorella prende una pensione di invalida civile. Sì. Volevo sapere se a 65 anni prenderà la sociale. E quanti anni ha adesso? Mia sorella adesso a luglio compie 65. Sì. Allora, al compimento del 65esimo anno e 3 mesi, perché c'è stato l'innalzamento anche lì per l'aspettativa di vita, la pensione di invalidità civile si trasformerà in assegno sociale. La questione di questo passaggio verrà nel modo del tutto automatico, quindi non ci saranno da presentare domande. Avrà il vantaggio perché l'assegno sociale è superiore rispetto all'importo dell'invalidità civile attualmente in pagamento, quindi tutto sommato ci va a guadagnare qualcosa. Ma la prenderà a gennaio? Allora, dipende quando compi 65 anni e 3 mesi. I 65 a luglio. Allora luglio, agosto, settembre, luglio. Ottobre la prenderà da novembre, dicembre. Ma quindi gli aumentano un pochino questa qui che ha? È certo, perché adesso l'invalidità civile è di, questa l'ho fatta ieri sera, quella tabella qui, perché non me la ricordo, è 279, 265, no, adesso è stata aumentata anche lei, vi do l'importo, l'ho fatta ieri sera, per cui fidatevi, sì. 200, sapendo che venivo qui, 279,19 è l'importo. Oh, allora è ricca. Ecco. L'assegno sociale invece è di 300 e rotte lire, 364. Se non vado errato, adesso vado a dare un'occhiata, 368 a 447 a seconda dei cosi. Per cui voglio dire, aumenta di un centinaio di euro, aumenta come minimo. Va bene, dai. Andrà a prendere sui 300 e qualcosa. Esatto, 360, 300... È una buona notizia, dai. Almeno non sono le solite 2-3 sì. euro che mi fa sentire, esatto, di solito Paolo Zani come aumento. Ti vengo a trovare, Simona. Dai che ti aspetto. Un saluto, Rosa. Allora, torniamo a Paolo Zani. Allora, torniamo. Vi do una notizia, adesso è stata una buona notizia a Rosa, adesso ne diamo una. Allora, udite, gli aumenti che sono stati qui, i favolosi aumenti che i pensionati si sono trovati dal 1 gennaio, che non se ne è accorto nessuno perché spesso e volentieri le tasse hanno eroso quello che è stato l'aumento, udite, sono sbagliati.
Come sono sbagliato? Procedo, prendiamo la telefonata. Prendiamo un attimo la telefonata, che mi è ritornato un mal di testa. Che abbiamo in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Simona. Buongiorno a te. Simona? Sì. Buongiorno, senta, avrei bisogno di parlare con dottor Gianni. Sì, sì, è qua. Vai, come ti chiami? Allora, mi chiamo Anna, senta. Va bene, Anna, dai. Allora, dottor Gianni, intanto buongiorno. Buongiorno. Ho 62 anni e al mese di agosto. Sì. Va bene, poi? Quindi ho 20 anni e 3 mesi di contributi. Vorrei sapere quando posso andare in pensione. Sono del 52. E mi dica il mese. Ah beh, agosto. Agosto 52, sì, sì. Sì, sì. Allora, agosto 52, lei, stando alla tabella della riforma Fornero, andrà in pensione al compimento del 66esimo più 11 mesi di età, vale a dire nell'agosto del 2019. A meno che, adesso non mi svenga in diretta, a meno che lei abbia un'invalidità superiore all'80%. Allora in questo caso, se è stata lavoratrice dipendente, potrebbe già andare in pensione anche da subito. A posto? Ok. Anna, buongiorno. Allora, perché i conti sono sbagliati? Allora, perché l'INPS, applicando il proverbio, tu sai che io sono un gattofilo, per cui che la gattina frettolosa ha fatto i gattini ciechi, ma anche il coniglio frettoloso fa i conigli ciechi, che è una conigliofila, e non andiamo molto d'accordo, perché il gatto generalmente il coniglio se lo pappa. Per... Ma infatti so che stai cercando da ormai di rifilargli qualche gatto. Sì. No, adesso dirà di queste battute confidenziali. Cosa è successo? L'INPS ha applicato l'aumento delle pensioni sulla scorta di quello che si diceva avrebbe votato il Parlamento. La legge finanziaria, la legge di stabilità, quella che una volta era la legge finanziaria, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 di dicembre. L'INPS ha dato l'aumento dal 1 di gennaio. Allora cosa è successo? Che per la prima fascia fino a 4 volte il minimo è giusto e corretto. Da 4 volte il minimo in su ha dato più di quello che doveva dare. Allora, roba di... Paolo, prendo una telefonata, sì. Poi riprendiamolo magari anche questa sera nell'approfondimento, sì, di Sette, sì, sì, News, questo calcolo. Certo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Maria da Torino. Volevo fare una domanda al signor Gianni. Vai, Maria. Grazie. Buongiorno, senta, siccome io ho 68 anni, no? Sì. E prendo la pensione di riversibilità di mio marito. Sì. Però dicono che quella di casalinga, dicono che non mi tocca perché prendo già quella di mio marito, è vero? Non ho capito quella che non le toccherebbe. No, è quello che mi dicono che non prendo, che dice che è quella di casalinga praticamente, sì, no? Dice che non mi tocca. Allora, le spiego perché. Non è che non le tocchi, che non le tocca perché ha la pensione di reversibilità, ma probabilmente, sì, è un problema di reddito. E di reddito è che non arriva neanche a 800 euro. Allora, guardi, io le do il limite di reddito che non bisogna superare, perché questa è una domanda molto semplice, in realtà è dal punto di vista previdenziale interessante, perché, sì, fino al 1995, quando c'era la pensione sociale, per il, sì, solo fatto che uno era titolare di un'altra pensione veniva escluso, a prescindere dal reddito. Dal 95, sì, in avanti è caduto questo divieto, cioè per cui uno potrebbe avere una pensione e prendere anche l'assegno sociale. L'unico criterio su cui ci si basa è quello del reddito. Il limite da non superare per il 2014, questo è un limite vero, cioè nel senso questo qui, è di 5.818,93 euro. Quindi, all'anno? All'anno, quindi se lei prende 800 euro al mese di reversibilità, prende già più di 8.000 euro, sarà attorno ai 9.000-9.500, sì, euro, e quindi supera il limite di reddito. Questo è il motivo per cui non percepirà l'assegno sociale. Ah, va bene. È questione, no, di reddito. No, perché ho domandato qua, perché certi la prendono, vedo che... Ma perché attenzione, allora, i casi sono due. O sono al di sotto di questo limite di reddito, oppure sono persone che erano titolari di invalidità civile prima del compimento, okay, del 65esimo anno di età, che se lo sono trascinati. Saluti, signora, buongiorno. Va bene, grazie, buongiorno.
Hai delle novità? Allora, ci ha portato qualche novità positiva, sei riuscito anche a portare. E ogni tanto, insomma, sforzandosi in 15 giorni, magari si riesce a trovare fuori qualcosa. No, altre novità per il momento non ce ne sono. Ecco, no, questa sì è una novità importante. Se ricordate, forse ne abbiamo già accennato, ma non ne sono sicuro. Se ricordate, andava sotto il nome di donazione sangue, che c'era la penalizzazione per le donazioni di sangue. Fu grandissima polemica. Gravissima polemica, era stata rimediata, poi hanno tirato via anche la penalizzazione per le donne, per le maternità facoltative. Rimaneva ancora in sospeso il discorso delle leggi 104. Con la legge di stabilità hanno tolto la penalità anche per le leggi 104. Beh, questa è una buona notizia. Assolutamente sì, siamo felici di darvela, che abbiamo in linea. Buongiorno. Pronto? 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 Buongiorno. Simona? Confermo che sono la Simona, tu chi sei? Ah, sono Anna. Ciao Anna, un'altra Anna, da dove ci chiami Anna? Chiamo da Milano e vorrei parlare col signor Zani. Te lo passo subito. Abbassa. Parlagli pure, ti ascolta, eh? Pronto? Mi dica. Ah, buongiorno signor Zani. Buongiorno, dica. Senta, io sono una sfigata del 52. E ho appena sentito la signora che ha chiamato prima, quasi quasi mi sento svenire. Attenzione perché nel 52 ci sono alcuni fortunati e alcuni meno fortunati. Sì. Dipende dal mese di nascita. Ecco, sì, io sono del 15 febbraio. Allora non è proprio così sfortunata. Com'è? Non è proprio così sfortunata. Ah. Ecco, perché... No, perché io sapevo che appunto avrei dovuto andare... novembre del 2015. E glielo confermo. Ah, ecco, poi appunto avevo anche letto che insomma si andava a 64 e 9 mesi, poi non ho capito più niente. Ascolti, allora, anche qui andare a spiegare il motivo, cerco di stringere. Non abbiamo tempo perché vedi che sono già i titoli che stanno scorrendo. Andare a spiegare il motivo, però, il 1952 è spezzato in due fasi. Chi è nato fino a maggio riesce ad andare in pensione a 65 anni e 7 mesi, lei nel suo caso ci va prima. Chi è nato a giugno va a 66 e 11 mesi. Non chiedetemi perché, ma è così. Però a lei è andata bene, se è donata a febbraio confermo che andrà Anna, a 63 anni. Cioè, oggi Zani ci ha portato più buone notizie che cattive. Ogni tanto accade anche questo. Allora, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo alle ore 12 con Aria Pulita, questa sera all'interno di 7 News sarà presente anche Paolo Zani con il suo approfondimento. L'appuntamento quindi tra qualche oretta, fate una buona mattinata, a dopo.